volta andiamo da uno, una volta andiamo da un altro, una volta andiamo da un altro. L'articolo 7 del regolamento comunale del 2011, ancora valido, perché nel novembre del 2013 è stata fatta la bozza per il nuovo del regolamento e ancora lo devono fare, rinnovare, manco lo faranno perché aggiunta non c'è sta, perciò si va avanti con quello del 2011. Noi l'articolo 7 ci garantisce il diritto di entrare in qualsiasi centro del comune di Roma, mentre quando andiamo, io sono iscritto a un centro al San Giusto lì a Colle Salario, quando vado in altri centri mi chiedono, anzi io ho firmato quando mi sono iscritto, ho firmato che non sono scritto in altri centri, perché il comune manda un tot di soldi ogni anno agli iscritti che stanno lì, pertanto io non mi posso segnare in altri centri. Però quando vado in altri centri, se non mi faccio la tessera dell'associazione di cui devo pagare, di dietro c'è scritto contributo volontario, però no, obbligatorio ha aggiunto lei, però ho aggiunto pure io, però se io non gli do 5 euro loro non mi fanno entrare e mi devo fare la tessera. Allora devo firmare un foglio a dove sono scritto che io non sono scritto in altri centri, e poi quando vado in altri centri devo pagare 5 euro. Questo qua avviene in alcuni centri di Roma. Poi ci stanno in altri, addirittura si deve pagare il pizzo, si deve pagare, perché in alcuni centri gli iscritti di quel centro, quando vanno a ballare, danno un contributo volontario obbligatorio, come dice lei, di 1 euro, mentre gli altri iscritti di altri centri che hanno il diritto di poterci andare devono pagare 2,50 euro per il suonatore, che poi lì il suonatore va a vedere se è iscritto all'associazione dei suonatori e rilascia la ricevuta, oppure è tutto a umma e fanno altro che piazza i soldi. Noi dobbiamo pagare 2,50 euro, cioè dobbiamo pagare, iscritti in altri centri, la musica agli iscritti di quel centro, e cioè mi sembra a me di pagare il pizzo, perché quando loro vengono al centro mio, che rispetta le regole, non le pagano. Quando io vado nei centri dell'altri devo pagargli il pizzo a loro. Poi ci sono alcuni iscritti addirittura che su questo patrimonio, ecco scrive, bravo, su questo patrimonio che poi si vengono a creare, ci vanno le cenette, ci vanno. Non mi sembra giusto che noi che andiamo a ballare dobbiamo passare le cenette a quelli che giocano a carte, a quelli che giocano a biliardo o a quelli che giocano a bocce, oppure quelli che frequentano il centro così qualche volta. Tutto. Questo cose da cosetta un po'. Grazie, rispondiamo dopo. Giuseppe.